Eccola qua, un'altra ragazza all'arrivo. Sono arrivati tutti? Non ancora? Finito? Bene. Eccola, poi sordina, così. Partenza davvero molto tranquilla, è partita la categoria allievi e senior e veterani femminili. Ecco qua l'arrivo della categoria allievi e come preannunciato Luca Andrella, in 10-11 minuti esatti, eccolo qua, a razzo, Luca Andrella, bravissimo, naturalmente il divario fra lui e i suoi seguitori è certamente ampio. Ecco il secondo è Giacomo Antoniolli dell'Atletica Bondeno. Eccolo qua Giacomo, bravo. E poi Pascal Chaperol, prima della categoria della gara femminile, eccola qua, un applauso per lei, siamo in pochi qui in zona arrivo, ma se lo merita davvero, ha vinto anche la tappa di Ro, bravissima. E subito dopo Chiara Damiani del Cus Ferrara, eccola qua, anche lei, ottima gara la sua, insieme. Altro allievo potrebbe essere Stefano Augusto, potrebbe, sì, è lui del Cus Ferrara. Ecco altri allievi, Cristiano Cappelli e poi Andrea Bertelli e poi Roberta Abbondanti per la gara femminile, non ce la fa Andrea. Ecco Roberta Abbondanti invece è terza e poi Eleonora Roncarati che è tornata a correre già ancora molto bene del Cus Ferrara e poi Stefania Bonzagni e poi Cinzia Fogli dell'Atletica Delta, Daniela Menegatti, bravissima, Maurizio Patracchini. Questo percorso sarà effettuato due volte per le categorie maschili, ultima gara del programma che prenderà il via alle 10:20. Siamo a 14 minuti di corsa ormai, secondo più, secondo meno. E 06. Questi sono tutti allievi, c'erano molti allievi oggi, è davvero bello, Tomasi, Mirko Tomasi, eccola la prima allieva femminile mi sembra, ed è Elena Bianconi, se non mi è sfuggito qualcosa, Elena Bianconi è la prima allieva. Ciao, mi sfugge il suo nome, e poi me lo dice. E subito dietro invece c'è Maura Bulzoni, intramontabile Maura Bulzoni, molti albidoro di gare, figura il suo nome, una vita di corsa per lei. Dana Picova in fondo, Dana Picova è la seconda allieva che è Alessandra Menegatti della Argine Berra. Eccola qua, la giovane Alessandra e la
veterana, veterana nel senso di anni di esperienza, da Rapicova e poi Rossella Chiarelli. Ed ecco anche Laura Ragazzi, Atletica Delta. Ecco anche Erpalice Berselli della Bompani, termina la sua fatica. Sara Scanavini all'arrivo. Elisa Franciosi. Altri arrivi. Prossima partenza alle ore 10:20. Arrivare in orario previsto per la partenza, cioè che arrivi, termini questa gara entro le 10:20. Allora, arriva anche Rita. Non investire il giudice, Rita. Allora, la signora Daniela Marchetti, che ha dato i geni a Nicolò Berlato, vuol dire che gli ha dato un buon impulso alla corsa, perché questo ragazzo va davvero forte. Non so se è in gara oggi, c'è oggi? Sì, c'è Nicolò Berlato, bene, allora probabilmente sarà anche il vincitore della gara. Sabina all'arrivo. Sono le 10:15, è quasi terminata la gara degli allievi e del settore femminile e mancano 5 minuti alla partenza delle categorie. Non è terminata ancora la corsa, onore e gloria anche
per gli ultimi, come giusto che sia.